il mondo romano non conosce neanche la parola democrazia, non c'è in latino questa parola. Anzi, quando parlano del mondo delle città greche dicono eccesso di libertà, abuso della libertà, e quella è la democrazia. Quella romana è una repubblica aristocratica con degli anticorpi interni, tribunato della plebe, eccetera. Poi c'è una lunga eclissi, i comuni italiani del tempo di Dante Alighieri, ma ben presto travolti da realtà statuali, regionali molto più grandi. La parola dovrebbe rinascere alla fine del XVIII secolo in concomitanza con la Rivoluzione francese, neanche con quella americana, che è più una rivoluzione nazionale, una guerra di indipendenza, no, contro la dominanza britannica. Ma nella stessa Rivoluzione francese, in realtà, le parole guida sono altre: patria, libertà, nazione, popolo, naturalmente. Con un'idea però altrettanto drastica, Saint-Just, per dire, un esponente importante del giacobinismo, dice: i partiti sono la morte della democrazia. Ha senso un solo partito, il partito che si identifica con la libertà del popolo, la nazione, la patria, eccetera. E quindi, diciamo, quello che noi chiamiamo democrazia, il sistema elettivo, parlamentare, rappresentativo, con garanzie varie, diritto di voto, suffragio il più possibile largo, è una conquista ottocentesca molto faticosa dovuta al movimento operaio, al movimento democratico, appunto, che contro lo Stato liberale, che è fondato sul suffragio ristretto, censitario, chiede il suffragio universale, parentesi, maschile. Allora, la storia della democrazia, della quale si può concretamente parlare, è molto breve, sono 2 secoli e poco più alle nostre spalle, e all'interno di quella storia la conquista effettiva del suffragio è una battaglia che viene vinta, sia pure pro tempore, dopo la Prima Guerra Mondiale. Allora io tendo a dire che la storia della democrazia non è una storia continua di millenni, è un esperimento ogni volta respinto da forze contrarie e che ha avuto una stagione alta e molto significativa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, con le costituzioni che ci siamo dati, un po' tutti i paesi europei, in certo senso anche la Costituzione sovietica del 1918, per tanti versi era già un antesignano delle nuove idee costituzionali. Però l'esperienza alla quale noi siamo stati chiamati dalla fine del secolo XX, ancora una volta ripropone la crisi di quel modello, la crisi dei partiti che lo incarnano e la disaffezione di massa dal fenomeno della partecipazione politica. Quindi scatola vuota purtroppo talvolta appare come tale. Ecco perché io credo, vista da vicino, è una storia poco rassicurante. Ma si innerva questo slancio con un altro fenomeno vitale perché la democrazia sussista, e cioè la vera differenziazione tra formazioni politiche che corrispondono a spezzoni importanti della società. E una parte consistente della società, per esempio i non possidenti, per usare la terminologia aristotelica, in quanto riconosce in una o in più formazioni politiche il proprio veicolo per contare nella Repubblica, si affretta ad esercitare il mestiere di cittadino. Ma nel momento in cui, ed è un momento che man mano viene fuori attraverso decenni, e al tempo a noi più vicino in modo più rapido, man mano che questa differenziazione sostanziale tra le formazioni politiche viene meno, viene meno anche la volontà di partecipare al funzionamento della democrazia. Per cui io tendo a dire, sia pure suscitando critiche più che legittime naturalmente, che in fondo il nostro sistema politico e anche altri, ma l'Italia è l'oggetto delle nostre considerazioni, il nostro sistema politico, in quanto sempre più convergente verso un centro onnivoro, sarà magari anche finalmente arrivato ad una forma di stabilità,
però ha perso per strada i suoi veri sostenitori, interlocutori e se vogliamo anche portatori. Per cui il demo se n'è andato e i partiti vivono in una loro vita separata, fatta di contratti, di contrasti e di alleanze effimere. Mi colpisce per esempio che dopo la recentissima vicenda del rinnovo dell'attuale Presidente della Repubblica, dirigenti del partito che si autodefinisce democratico, parlino della necessità ormai di prefigurare anche in futuro governi in cui stanno tutti insieme, tranne magari Fratelli d'Italia e altre frange. Perché? Perché la differenza sostanziale si è venuta via via attenuando. Ecco, questo è un partito unico sui generis. Io lo chiamo partito unico articolato. Naturalmente molti si inalberano per questo, come ti permetti di fare dei paragoni col partito unico? Perché quando Croce, prima della prima guerra mondiale, nel 12, scrive quella lettera a Salvemini in cui dice che è una finta l'opposizione, ma poi di fatto i partiti, a parte la campagna elettorale in cui si insultano, poi vanno sostanzialmente d'accordo sulle cose fondamentali, vive una stagione, quella del passaggio tra l'8 e il 900, in cui da capo le grandi speranze create dalla nascita del Partito Socialista nel 1892, quindi una voce finalmente nuova e popolare dentro le istituzioni. Al passaggio da un secolo all'altro, questa speranza si è venuta via via attenuando e il meccanismo del convergere governativamente, no? Giolitti che addomestica un pezzo del Partito Socialista, determina quella diagnosi crociana. Dopo poco c'è la guerra, poi c'è il fascismo e c'è quella stagione entusiasmante alla quale ho prima fatto cenno, che a sua volta poi ha vissuto un declino. Dopodiché, però, c'è da dire, a mio avviso, che un forte acceleratore in questa direzione, e questo non riguarda solo l'Italia, riguarda anche paesi molto più forti economicamente e più saldi politicamente rispetto al nostro, come l'Italia. Meccanismo dell'unificazione, o meglio dell'Unione Europea, che è un fenomeno storico importantissimo, nel modo in cui è stato messo in pratica, attuato, ha contribuito non poco a svuotare l'agone politico nei singoli paesi, avocando a realtà competenti, remote, non passibili di contestazioni elettorali, il grosso delle decisioni fondamentali. Quindi siamo in una situazione nuova da vari decenni, nel senso che l'Unione Europea è stata interpretata in un modo, diciamo, assolutamente parziale rispetto alle premesse remote, no? Ogni tanto si invoca Altiero Spinelli, il manifesto di Ventotene, e chi non vorrebbe attuare e mettere in pratica il manifesto di Ventotene? Però prima bisogna leggerlo e si scopre, per esempio, che il presupposto che Altiero Spinelli, autore di quel manifesto di Ventotene, mette in prima posizione è può nascere un'Unione Europea su basi di rinnovamento socialista della società. Sarà un'utopia? Non lo so, forse no, ma in ogni caso è cosa ben diversa dall'euro come alfa e omega dell'Unione Europea, come totem intorno al quale tutte le altre decisioni devono essere poste in maniera subalterna, i vincoli, i parametri, il pareggio di bilancio, le penalità se si cerca di salvare una banca che va in rovina o se si cerca di evitare che una fabbrica venga smobilitata. Ecco, tutto questo è subordinato alla sacralità della cosiddetta difesa dell'euro. Allora, questo processo ha portato le decisioni fondamentali fuori degli stati nazionali, lasciando agli stati nazionali il battibecco quotidiano su questioni che poi alla fine appaiono modeste, ridimensionabili. Perché la direttiva che viene dall'alto, da un potere che non è contestabile,
impone determinate decisioni. Il deperimento dei partiti politici a quel punto è patologico. La loro decisione di mettersi tutti insieme a governare, tanto non c'è grande differenza, è quasi inevitabile. Allora, al di là del problema causa-effetto, c'è una causa molto nuova, è la interpretazione puramente monetaristica di un grande pensiero, di una grande idea, qual era quella dell'Unione Europea. Con la fine del socialismo in Europa, questo è un fatto storico colossale al quale è inutile sottrarsi con analisi velleitarie, no? Naturalmente ci sono formazioni politiche di testimonianza rispettabilissima, ma non più che di testimonianza. Il problema però vero, politicamente rilevante, è che avere abdicato all'attuazione di una vera Unione Europea come la voleva Altiero Spinelli ha regalato alle formazioni cosiddette di destra, o che tendono assolutamente a proporsi come di destra, una prateria, ha regalato motivazioni che è difficile contestare dicendo che sono inesistenti. Se la cessione di sovranità si è risolta, per esempio nel caso del nostro paese, nel dimezzamento del valore reale del salario, di fatto purtroppo l'euro cambia 1 a 2.000, è diventato 1 a 1.000 e quindi il salario è diventato la metà. Se la sostanza è dolorosamente questa, è facile a movimenti politici dire allora riprendiamoci la sovranità, che non è una risposta paranoica, è una risposta immediata, di facile presa, alla quale la cosiddetta superstite sinistra obietta il vuoto, dicendo noi dobbiamo essere europeisti, vabbè, che non sa di niente come concetto, perché è privo di contenuto, non si risolve in una operativa prospettiva concreta di risanamento del disagio nel quale ci troviamo. Per cui le due formazioni di destra hanno sostanzialmente il 40% dell'elettorato dalla loro parte, almeno in base alle intenzioni di voto. E questa è la questione che andrebbe affrontata, anziché fingere che si tratti soltanto di una disputa tra volgari nazionalisti ed eleganti europeisti, che è un falso dilemma. Ci viene sempre risposto bisogna essere europeisti e altre frasi così che non dicono nulla, sono atti di fede astratta. La morale della favola qual è? Abbiamo cambiato ordinamento? Ma gli ordinamenti cambiano nel tempo, perciò i giuristi parlano di costituzione materiale, che è una formula che può dar fastidio a coloro i quali invece ritengono che la Costituzione abbia un testo e quel testo va assolutamente rispettato. Costituzione materiale è un fatto storico che si produce un po' dovunque, no? Penso all'antica Grecia, no? C'è un famoso passo di Platone nelle leggi in cui dice che tra le leggi di oggi e quelle di domani c'è di mezzo lo sviluppo dei fatti che accadono. Lui chiama questo il legamento tra le leggi attuali e quelle future. A suo tempo, quando la nostra Costituzione nacque, ed è una Costituzione molto avanzata su tanti terreni, soprattutto quello sociale, una delle rivendicazioni delle formazioni di sinistra, dei comunisti, dei socialisti, dei loro alleati, era applicare la Costituzione. E la Costituzione non veniva applicata, e tuttora l'articolo 3,2 eliminare le disuguaglianze non è applicata. Quindi la Costituzione è un testo vivente al quale ci si richiama politicamente, contro il quale si combatte politicamente, dal quale ci si discosta nelle situazioni concrete altrimenti non rimediabili. Questo porterà a una modifica formale? Non lo sappiamo. In Francia avvenne in maniera brusca, no? Il 13 maggio del 1958 il colpo di Stato ad Algeri portò il generale De Gaulle al potere e appena giunto al potere cambiò la Costituzione e la trasformò da parlamentare in presidenziale, con una serie di problemi che ancora oggi vediamo nella Francia. Noi non abbiamo avuto, per fortuna, né un colpo di Stato né un tentativo brusco di cambiare le cose. Però il cambiamento si sta verificando in atto
e le forze politiche forse non se ne rendono conto fino in fondo, vivono la giornata invece di porsi il problema di come affrontare, come anticipare positivamente questo fenomeno.